Ciao a tutti amici e ben ritrovati con una nuova video ricetta sul mio canale della cucina pugliese. In questo nuovo video propongo le orecchiette alla crudaiola in collaborazione con l'azienda Pozzo Reale, che mi ha gentilmente omaggiato del suo olio extravergine d'oliva selezione Platinum. Vediamo gli ingredienti che avremo bisogno per preparare la ricetta. Orecchiette fresche, succo di aglio, pomodorini, pepe, sale, qualche foglia di basilico fresco, cacio e ricotta pugliese e infine l'olio extravergine d'oliva dell'azienda Pozzo Reale. È un olio del presidio Slow Food, all'olfatto fruttato intenso e dal profumo tipico dell'oliva fresca verde. Per maggiori info troverete il link in descrizione. Ora dedichiamoci alla preparazione di questo buonissimo piatto. Per prima cosa laviamo i pomodorini e tagliamoli a pezzetti. Io preferisco tagliarli in quattro parti, ma voi potete tagliarli ad dadini, dipende dai vostri gusti. A few moments later. Una volta tagliati i pomodorini, mettiamoli in una ciotola. Minuziamo uno spicchio di aglio. Friggiamo qualche foglia di basilico fresco, precedentemente lavato, versando gran parte nella ciotola. Poi uniamo il sale, qualche pizzico di pepe e infine del buon olio extravergine d'oliva dell'azienda Pozzo Reale. Quest'olio ha un gusto molto deciso e contribuirà ad insaporire e legare meglio i sapori dei singoli ingredienti. Per maggiori info potete cliccare sul link qui a fianco. Ora mescoliamo il tutto con un cucchiaio e lasciamo riposare in frigo per qualche minuto. Ovviamente l'ideale sarebbe far riposare il piatto almeno un'oretta in modo che i condimenti possano mescolarsi tra loro. Nel frattempo portiamo a bollore abbondante acqua salata e cuciniamo le nostre orecchiette fresche. Scoliamole quando sono pronte. Versiamo le orecchiette in una ciotola e uniamo il condimento preparato. Mi raccomando di amalgamare bene il tutto.
prendiamo ora il cacio ricotta pugliese e grattugiamolo. Io preferisco abbondare in quanto adoro questo tipo di formaggio, ma sulla quantità è a piacere. Infine completiamo il piatto con un filo di olio extravergine d'oliva dell'azienda Poggioreale. Ecco qui che le nostre orecchiette alla crudaiola sono pronte per essere servite. È una ricetta semplice da preparare, adatta per la dieta e a mantenersi leggeri. Sicuramente è perfetta per l'estate, ma sicuramente gustosa in tutte le stagioni. Bene amici, la nostra videoricetta è terminata. Se la ricetta vi è piaciuta, lasciate un like o un commento. E iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi le prossime ricette. Alla prossima! Thank you.